Una partita importante, una partita di vertice, una partita d'alta classifica. Sentuli Latina e Potina Fuxal di fronte fra loro in questa quarta giornata di campionato. Una quarta giornata veramente importante per entrambe le squadre. Sarà fondamentale non perdere punti per strada per cercare di seguire le due battistrada, Fondi e Scauri, che si affrontano fra loro. Ma vediamo com'è andata. Sembra un buon inizio per la Century, che ha la prima chance della partita con Terenzi, il suo destro, e c'è Rispoli attento sul secondo palo. Poi dopo un minuto Galbani riceve palla e scaglia il destro e c'è il gol del vantaggio del Potina Fuxal all'alba della gara. Rete da parte di Galbani ed 1-0, vantaggio prezioso da parte della formazione ospite, che alla prima occasione non perdona. Poi reazione d'orgoglio rabbiosa da parte della Century, prima Martufi che impegna Rispoli, poi Terenzi sulla destra, uno buono spunto sulla destra e ancora una volta Rispoli che ci mette i suoi piedi, ancora la Century Latina che ci prova con Gaito, respinta, e poi Martuffi che colpisce in pieno il palo. Superiorità evidente dal punto di vista dell'occasione da parte della Settori, che realizza con Terenzi il gol del pareggio. Grande Terenzi, che è riuscito a imbucare il pallone, non farsi scappare questa grande chance. Pareggio dunque conquistato dalla Century alla quinta occasione della partita. Poi c'è Serpa che si affaccia nella metà campo avversaria, Bulbo Aka che prova il destro e Rispoli, davvero un mille piedi questo portiere, lì ha sempre con questo con i suoi arti negato la gioia del gol ai giocatori ospiti. Poi la conclusione da parte di Galbani, il migliore dei suoi in questo primo tempo, e Charla attento, e c'è questa occasione che capita sui piedi di Terenzi, il suo sinistro velenoso. E poi c'è questo sesto fallo e proteste reiterate da parte di Ripassena, un fallo pesantissimo perché concede il tiro libero alla formazione ospite e non si fa scappare la chance. Bizzarri che realizza, esulta davvero il giocatore ospite, che distilla il massimo da questo primo tempo, dove le occasioni la Potina Fuxal ne ha avute davvero poche, mentre la Century ha bombardato il portiere ospite ma non ha mai trovato la via del gol. Ancora una volta Century, con Corbi che ha trovato Rispoli in versione monster, il portiere ospite che ha parato almeno 7-8 occasioni da gol. Nella ripresa però è tutt'altra musica, c'è questo fallo che viene concesso al direttore di gara, ma la notizia è che Sofia è costretto a uscire dal terreno di gioco anzitempo in questa prima parte del primo tempo. Lo vedremo in realtà grande protagonista alla fine. C'è molta più Potina Fuxal in questa ripresa però, che ha cambiato l'inerzia della partita. Conclusione da parte di Longo e ancora una volta parata da parte di Charla, poi occasione d'oro sui piedi di Bizzarri, lasciato inspiegabilmente solo, ma non castiga la difesa ospite. A Benda ne è entrato, da un'ulteriore spinta propositiva alla Century, ma c'è ancora una volta il portiere ospite attento. Poi questa conclusione da parte di Abenda, che trova ancora una volta pronto Rispoli, c'è il gol. Gol da parte di Piovesan che pareggia il conto. Piovesan, era un periodo in cui la partita aveva nuovamente cambiato il padrone, infatti la Century aveva più volte provato la via del gol. Poi Gaito che trova Rispoli ancora una volta sulla sua strada, Sofia che in contropiede non riesce a realizzare il gol del 3-2. Poi c'è questa chance per Morescu, gatto, veramente un gatto, Charla che riesce a far bene esattamente come il suo collega. Poi c'è il gol proprio sul finale di gara, Sofia sul secondo palo appostato come un falco realizza il gol del 3-2, mancano soltanto 3 minuti, gol davvero pesantissimo che porta in vantaggio la squadra ospite. Ultima occasione della partita di Passena, non trova nessuno che accorre all'appuntamento per il gol e finisce la gara con un'esultanza giustificata da parte della formazione ospite, che riesce a conquistare 3 punti pesantissimi, a portarsi a 10 lunghezze in classifica, solo i 2 punti dalla prima della classe per la Century, seconda sconfitta in questa stagione.